parliamo di TV, web TV, una web TV dedicata, guarda caso, agli italiani all'estero. E con noi c'è l'ideatore, il presidente, non so, il general manager, lui che ha avuto questa bellissima idea, Michele Pilla. Ciao Michele. Ciao Tony e ciao New York, buongiorno, buona mattinata a tutti. Che bel saluto Michele, grazie, grazie mille. Dove sto chiamando, dove sei? Siamo a Roma, in questo momento siamo a Roma, dove finalmente è arrivata quasi l'estate. Oggi c'è un bel sole, quasi 30 gradi sulla capitale. Benissimo Michele, allora vuol dire che uno dei tuoi reportaggi che farai con la web TV dedicata agli italiani all'estero ci farai vedere che tutte le strade portano a Roma e che sono in ottime condizioni, va bene? Guarda, va benissimo, ma in ottime condizioni non lo so, cercheremo di far vedere qualcosa di buono, ma poi cercheremo anche di raccontare la verità, perché qui non è che proprio è tutto oro quel che luccica. Guarda, la cosa strana è che una città come Roma, con il suo benessere, la sua storia, con tutto, noi stiamo qui a parlare delle strade, delle buche, ma è proprio assurda sta cosa. Parliamo di TV, web TV, ma che cos'è? Cosa stai facendo? Allora Tony, è una web TV, come dicevi tu, per italiani all'estero, dedicata a tutti gli italiani all'estero, sia quelli che ci vivono da anni e anni, sia quelli che si sono mossi in tempi relativamente recenti. È un canale che racconterà con immagini quello che accade, cercheremo di scoprire le eccellenze italiane all'estero, ma non solo, anche raccontare storie di vita comuni, nelle difficoltà, nei momenti belli, insomma tutto quello che riguarda il nostro bel paese, ma raccontato dalla voce degli italiani all'estero. Quindi il focus si sposta proprio su di loro, sono proprio gli italiani all'estero i protagonisti di questa web TV un po' particolare. Beh Michele, allora hai vinto la lotteria, perché hai iniziato proprio con l'eccellenza degli italiani all'estero, se non mi sbaglio. Guarda, io sono fiero, onorato di essere in collegamento con te, io ti seguo tutti i giorni dall'ufficio, dalla macchina, da dove mi trovo, perché sono stato a New York nello scorso ottobre per la prima volta ed è una città magica, e adesso poter parlare in viva voce con New York è un'esperienza che non dimenticherò, ti dico la verità. Quindi sì, sono veramente in questo momento con un'eccellenza italiana, quale tu sei e quale è Radio ICN. Grazie, grazie mille, ma qui di eccellenze ce ne abbiamo tantissime, naturalmente non solo qui, in tutti gli States e in tutto il mondo, perché l'eccellenza italiana è un grandissimo orgoglio per l'Italia, fuori dall'Italia, è che noi ne vogliamo essere sempre parte, e adesso naturalmente come siamo parte della tua grande rappresentanza attraverso la web TV, in questa grande riconoscenza. Andrai a scoprire quante persone si distinguono e fanno un lavoro eccezionale nel promuovere, nel rappresentare, nel educare, ecco, nell'insegnare. Quindi l'Italia è proprio presente in luoghi che sono nemmeno immaginabili, quindi vedrai quante cose avrai da scoprire, soprattutto quante cose ci farai scoprire, ci farai capire, ci farai vedere. Me lo auguro, anche perché martedì sera cominceremo con la prima diretta, perché la particolarità sarà proprio quella di essere in diretta con persone in collegamento audio-video, e appunto la speranza è proprio quella di mettere in risalto e raccontare storie della non voglio dire supremazia italiana, perché poi si esagera, però dell'eccellenza, usiamo questo termine, italiana, e di tutti quegli italiani che giorno dopo giorno rendono un po' più grande il paese dove abitano in questo momento. Perfetto, Michele, dove e come possono seguirla, ascoltarla e vederla? Allora, il sito è www.patrimonioitalianotv.com. La prima diretta si terrà martedì 24 aprile alle ore 9 di sera, ora italiana naturalmente, ma poi le dirette verranno anche inserite sul sito una volta terminate, quindi registrazioni delle dirette. Sul sito ci sono anche alcuni servizi, adesso sono ancora pochi perché stiamo partendo in questo momento, alcuni servizi realizzati tra New York e Toronto, appunto
nello scorso viaggio che ho fatto negli Stati Uniti. E quindi ogni martedì sera alle ore 21 sarà possibile seguire le dirette che realizzerò insieme all'altro fondatore della Web TV, che è Luigi Libetti, un giornalista di fama internazionale. E noi salutiamo anche Luigi e lo ringraziamo naturalmente. Allora ricordati che il contatto diretto con Radio SN ce l'hai, quindi quando hai bisogno dei nostri servizi, tutto quello che si può fare sempre per portare più Italia nel mondo, sia attraverso la radio che attraverso la web TV, noi ci siamo per promuovere questo grandissimo marchio. È una bellissima iniziativa, ti faccio i complimenti già da adesso, un grande in bocca al lupo, e sicuramente sarà un grandissimo successo, perché poi riscoprire le origini, le tradizioni, le culture, i personaggi che oggi come oggi promuovono questa grande nazione, non ti dico l'Italia quanto lavoro ci fa fare a noi all'estero per portare l'immagine dell'Italia sempre più in alto e sempre più forte dalle volte. Vero, 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 me ne sto accorgendo anch'io. Tu pensa, io ho cominciato 12 anni fa a lavorare sul web con un giornale online del paesino da cui provengo, che si chiama Montaguto, un piccolo paese vicino Napoli, nel sud Italia. Io sono nato a Napoli, ma ho radici irpine, e ti dirò, ho scoperto tantissimi emigrati di Montaguto, ce ne sono più all'estero che in paese, e io lì ho capito veramente la forza dell'Italia all'estero, la forza, l'amore per il proprio paese, la forza delle radici che giorno dopo giorno appunto alimentano il nostro paese e la vita di quelli come te che vivono all'estero, ma che sono fieri di essere italiani e di portare l'italianità nel mondo. Quindi è una cosa che non finirà mai, e che è bello poter scoprire e riscoprire nei racconti e nelle voci delle persone appunto che vivono all'estero ma si sentono e sono italiani al 100%. Perfetto, Michele, e se vogliamo salutare questi tuoi compaesani, come vi chiamate voi? Monte Culli, non so, come ti dici? Montacutesi. Come? Montacutesi. Montacutesi. Ho detto bene? Sì, con la G. Allora, un saluto a tutti i montacutesi, naturalmente, vi arriva direttamente da Radio SN. Ricordatevi che da ora in poi arriva anche una web TV dove, ecco, vi darà spazio il nostro Michele per far conoscere chi siete, dove siete, cosa fate, cosa vorresti fare, cosa avete combinato. Ecco, noi raccontiamo tutto, è vero Michele? Assolutamente sì, no, ma saranno loro a raccontare tutto. Noi raccontiamo sempre a voce loro, certamente saranno loro a raccontare cose belle e qualche volta chissà cosa andremo a scoprire, perché c'è tanto da capire e soprattutto ancora tanto da promuovere su questa grande e bella Italia, fuori dall'Italia. Ecco, grazie Michele, forte Web TV, Patrimonio Italiano TV, Web, Italian Heritage, in tutto e di più arriva attraverso la Web TV. Con il nostro Michele, che ti devo dire? Complimenti, grazie mille, un grande in bocca al lupo, e come ti dico, a Radio SN ormai sai chi siamo, cosa facciamo e cosa vogliamo fare, è portare l'Italia nel mondo tutti i giorni attraverso le onde di Radio SN, attraverso la Web TV di Michele Pilla e il suo carissimo amico che non ricordo il nome. Luigi Libetti. Ok, faccio un saluto Michele, dobbiamo chiudere. Assolutamente, allora io saluto te naturalmente, saluto tutto lo staff di Radio SN, saluto tutti i newyorkesi e gli italiani nel mondo, e vi do appuntamento a martedì sera. Tony, ovviamente sarai ospite anche tu, ci organizzeremo per un collegamento, e chiunque voglia partecipare può collegarsi a patrimonioitaliano.tv.com. Grazie mille. Lo faremo da Roma, da Piazza San Pietro, anzi no, dalla mia piazza, Piazza Barberini, dove sto sempre io quando vengo a Roma, quindi ci organizziamo da Roma per una bella TV e una bella radio. Ok Michele? Perfetto, grazie mille Tony, un salutone da Roma. Grazie per il bel saluto e grazie a tutti voi per la vostra bella e dolce compagnia, carissimi amici, siamo arrivati alle 11:11, quindi il tempo stringe, alle 11:30 termina il Ciao Tony Show, 2:45 oggi, quasi 3, non male per stare belle insieme e conoscere anche queste bellissime realtà, e adesso abbiamo conosciuto anche il nostro Michele Pilla con il suo amico Luigi, che parliamo di Patrimonio Italiano TV, Web TV, Italian Heritage, si parla degli italiani fuori dall'Italia e naturalmente non solo attraverso la radio, anche attraverso la TV.